questo è il settimo anno. Quest'anno sono 5 i paesi che hanno aderito, c'è Monteporzio, San Costanzo, Isola del Piano, Fratte Rosa, che è entrata alla New Entry, e Mondavio. Quindi un ringraziamento a loro, un ringraziamento al sindaco di Monteporzio che è qui, un ringraziamento come sempre tutti gli anni a Stacciola perché il Comitato Cittadino mi dà una mano a fare sta rassegna. Stasera ripartiamo, rifacciamo un viaggio, andiamo in Sardegna, c'è Stefano Mereu, un grande attore che ci racconterà una storia sarda del 1800, poi... Servurgio, noto Cristullo, nata a Orotto il giorno 19 febbraio 1850, altezza 1,75 m, capelli neri, occhi verdi, segni particolari, una cicatrice da forcipe sulla tempia sinistra e una da coltello sul fianco destro. Stato civile, nubile, professione, un po' frate e un po' bandito, ma questo lo deciderete voi. Ma le pulci però e i pidocchi dimoravano in permanenza nelle nostre chiome. Mamma Franziska ci spidocchiava a turno una volta alla settimana. Per fare bisogno andavamo tutti insieme su alla collina di Sispunzale, una volta alla mattina e una alla sera, tranne nonno Zuelle, non cagava mai. Noi non lo lavavamo eppure non puzzava. Aveva sempre lo stesso odore di tabacco e di sole quando picchia sulle spighe dell'orzo. Lo cambiavamo 3 volte all'anno. Sono cresciuto ascoltando le riunioni intorno al fochile o sotto l'ombra del fico fettifero, fuori in cortile. Non si parlava altro che di cavalli, di buoi rubati, di scrofe, di capre che per sbaglio si erano confuse col branco di Tizio, di Caio. Mio padre era un mezzadro. E in un modo o nell'altro le tanche e i pascoli erano sempre di proprietà delle famiglie dei Truccu, dei Melonza, dei Sioppo, i don del paese. Signorotti che a fucilate avevano fatto man bassa di terra dopo l'edito delle chiudende, erano colti quanto avari e ricchi quanto prepotenti. Abbandonato a Cesar por un passato telegramme di messo le riempiva la stanza col suo invito satanico alla vendetta, quella che nulla lascia la misericordia, quella che lava le offese nel fiume dell'odio permanente. Chiesi perdono a Dio per i peccati che avrei commesso, mi vestì, mi calzai e abbandonai il convento senza che nessuno se ne accorgesse. Per 4 giorni mangiai passi e lacrime e quando finalmente arrivai alla nostra casa di Murtole mi sentii leggero come una storia, con le unghie affilate come artigli e le ali aperte su una preda ancora sconosciuta. Di mio padre, questa creatura deve vivere, che non c'è Adamo senza Eva e di questo passo i nostri figli si sposeranno con le capre. E trova Gruspone, svenuto, ubriaco, marcio, a terra, in un lago di vomito. Si avvicina.
con un calcio cerca di svegliarlo. Dal libro di Salvatore Nifoi La storia di Cristolo, però se siete curiosi vi consiglierei di andare a leggerla. Quest'anno oltretutto, notizia, dovrebbe riuscire nuova edizione, quindi racconta la storia di due frati, uno in un'epoca più vicina alla nostra, che trova un manoscritto che racconta la storia di Cristolo. E noi da teatranti avevamo bisogno di tirare fuori l'essenza di questa storia, quindi però ci tenevamo per correttezza. Se qualcuno poi andrà a leggere il libro e dice: ma dove è finito tutto questo? Noi abbiamo raccontato quello che interessava a noi, comunque, no? Riportare l'essenza. Quindi questo ci tenevamo. Volevamo ringraziare Fabio, sì, grazie. Giovanni, il sindaco, e anche tutti voi. E tutti voi che siete venuti, grazie veramente ad ascoltare. In questa stagione così particolare per noi teatranti, ma non solo, per tutti, è una grande opportunità stare su queste tavole. Quindi questo. Grazie. Grazie a tutti.